Ciao, oggi per il video del giovedì facciamo insieme una introduzione alla meditazione. La meditazione è una forma, una parte interna dello yoga, del lavoro dello yoga, a cui tendono e sottendono i tanti diversi stili e metodi di pratica. Si dice appunto nel Hatha Yoga Pratipika, che è un testo, diciamo così, di riferimento della pratica dell'Hatha Yoga, uno dei pochi testi arrivati ai giorni nostri, anche se non preziosissimo allora al tempo, è comunque diventato prezioso perché raccoglie varie correnti, varie testimonianze di diversi sadhu, diversi maestri di Hatha Yoga della tradizione medievale. E l'Hatha Yoga Pratipika appunto dice che l'Hatha Yoga è un metodo per portare il praticante verso il Raja Yoga. Il Raja Yoga sarebbe quella forma di pratica, di metodo di introspezione, di conoscenza della nostra mente che ci porta al controllo delle attività mentali, di cui parla appunto Patanjali, il nostro caro amico Patanjali dei 196 aforismi celebri, che appunto descrivono il percorso del praticante che attraverso lo strumento del samadhi impara a riconoscere, a destrutturare le impressioni inconsce nel tempo, a formarne di nuove e a controllare i propri comportamenti, controllare il proprio atteggiamento mentale, proprio a liberare la mente da questo vincolo, legame, potremmo definire addirittura patologico, no? Di identificazione con tutti quei meccanismi che ci identificano, dicono chi siamo da quando siamo nati in poi. Il postulato di partenza è che noi siamo un testimone, noi siamo il Purusha, quella cosa tradotta proprio vuol dire l'abitante della città, o anche il Chit sarebbe colui che vede, mentre invece il nostro strumento, lo strumento con cui noi percepiamo l'esterno, è il Citta, che viene tradotto proprio colui che pensa di vedere. È interessante questa formula, perché è un po' come se noi avessimo a che fare con un vetro attraverso il quale possiamo vedere l'esterno, il mondo esterno, ma tramite il quale possiamo anche specchiarci. E lo suo scopo sarebbe proprio quello di permetterci di specchiarci e di riconoscere la nostra essenza, di vedere noi stessi, vedere la nostra interiorità, cioè di vederci, vedere quello che siamo realmente. Ma le immagini che proietta dal mondo esterno sono sempre così accattivanti, interessanti, che lo specchio stesso, in qualche modo, un po'. Diciamo, le proietta sempre più volentieri, gli dà molta luce e colui che vede tende a identificarsi con il vetro e con quello che vede, cioè diventa il vetro e si concentra solo sul vedere fuori, su quello che vede fuori. E queste cose che si vedono fuori sono quelle che ci fanno nascere i pensieri, le esigenze, i bisogni e la soddisfazione dei bisogni, no? Questa ciclicità chiamata samsara, da cui appunto lo yoga si propone di liberarci grazie al risveglio, alla lucidità della mente. Allora, la meditazione è lo strumento principe per ottenere questo. Quando noi facciamo gli asana, da un lato rinforziamo la nostra volontà, abbiamo percorso, uno scopo, un obiettivo anche nel fare gli asana di per sé, che è quello proprio di migliorare la condizione del corpo, renderlo sano, forte, longevo e quindi non avere un disturbo poi nel momento in cui vogliamo metterci a fare meditazione, perché chiaramente avere un corpo malsano, dolorante, malato o irrequieto è un bell' ostacolo all'osservazione dell'equanime della mente, che dovrebbe essere proprio la meditazione pura e semplice, osservazione equanime della mente, osservare la mente senza partecipare al costante
processo di chiacchiericcio senza fare il battibecco e senza quindi identificarsi con questo battibecco. Dicevo, gli asana quindi li facciamo per questo, per diciamo, forgiare anche la nostra volontà e poi anche per riuscire appunto a stare in una posizione comoda, stabile, seduta, cosa che possiamo anche volendo fare su una sedia, non è, diciamo, mi dispiace se dico qualcosa che delude delle aspettative, ma fare meditazione su una sedia o farla a terra, o fare una posizione del loto non cambia nulla se quella posizione è comoda, deve essere comoda e stabile. Ora, possiamo anche farlo da sdraiati, ma facilmente da sdraiati ci addormentiamo. E il sonno è una forma di meditazione inconsapevole, mentre invece la meditazione è una specie di sonno vigile, di sonno presente, di sonno consapevole. Cioè, osserviamo quello che succede come se il nostro corpo stesse dormendo, come se la nostra mente stesse sognando, ma noi osserviamo, siamo lucidi, siamo presenti. Fare meditazione è una qualcosa che da un lato dà una grandissima sferzata di energia. Per quanto mi riguarda, ho notato che in momenti in cui proprio, mi siedo e faccio tanta meditazione ogni giorno, in quei periodi veramente ho pochissimo bisogno di dormire, ho poco sonno durante la giornata, proprio nulla, e anche la sera comunque mi addormento, ma non ho così tanto bisogno di dormire. Attendere poi in realtà questi esercizi che noi facciamo dovremmo poi portarli su strada, cioè farli diventare una condizione costante perenne di osservazione della nostra vita, della nostra quotidianità. Iniziamo proprio dall'ABC, dal primo passo. Il primo passo è quello di trovare una posizione comoda e stabile, escludere da quel momento ogni possibile distrazione, per cui spegnere il telefono, metterlo in modalità aereo se proprio spegnerlo è contro la vostra religione, e poi mettersi in un luogo tranquillo, calmo, cioè posso chiudermi in una stanza, mettermi in un posto abbastanza isolato, che non venga disturbato, per 5 minuti. 5 minuti, 5, ci mettiamo eventualmente una sveglia e con il cronometro alla mano 5 minuti dedicati all'osservazione del nostro corpo e della nostra mente. Cosa facciamo? Assolutamente nulla. Stiamo fermi, immobili. Se sentiamo che il corpo necessita di muoversi, di spostarsi, osserviamo questo bisogno senza fare nulla, senza muoverci. Dobbiamo cercare proprio di rilassare completamente il corpo. Quindi prova a metterti in una posizione seduta, comoda, fa un bel respirone, prova a vedere se sei bello dritto con la schiena, poi a un certo punto la schiena magari si curverà naturalmente, se ritroverete in questa posizione, non fa niente. Non dovete tenere una posizione stilisticamente corretta, uno o l'altro, tenere la schiena dritta, non tenere la schiena dritta non fa nessuna differenza per l'osservazione della mente. Provate a rilassare completamente il vostro corpo. Rilassate le spalle, chiudete gli occhi e rilassate completamente il corpo. Semplicemente non facciamo nulla. Per 5 minuti osserviamo solo. Smettiamo di essere colui che fa e iniziamo a essere colui che osserva.
se non sentite il bisogno di muovervi immediatamente, non fatelo, potete stare ancora qualche istante così tranquilli, immobili, e osservare come il corpo si è calmato già solo in 5 minuti. Potreste notare quando fate questo tipo di esercizio che la mente a un certo momento cerca di sgattaiolare, di scappare. Lasciatela fare, continuate a osservarla. Non fate nulla. Partite però da poco. Poco, tutti i giorni è meglio che fare il colpo di eroismo e di dire ah, faccio, medito per un'ora e poi dopo uno non fa più. 5 minuti. Se proprio sentite che 5 minuti vi fa alzare la tavola con troppo appetito, cioè che avete voglia proprio di andare avanti per un po', arrivate a 10. 10 minuti è un tempo assolutamente validissimo, dignitosissimo di meditazione. E provate a farlo tutti i giorni. Iniziate dall'osservazione del corpo, dal suo rilassamento. Quando vedete che il corpo è rilassato, che non vi dà più nessun disturbo, iniziate a concentrare tutta la vostra attenzione solo sull'attività della mente, osservandola con equanimità, cioè senza giudicarla, senza interagire, osservate e basta. Poi proseguiremo con un ulteriore video, ma se voi avete bisogno di contattarci per dei vostri domande specifiche o dei feedback, potete scrivere qui sotto oppure contattarci ai nostri indirizzi del centro olistico. Per oggi è tutto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.